utilizzare le erbe anche per riuscire a fare una cucina più saporita senza l'utilizzo di troppi grassi. Partiamo dal finocchietto selvatico, il timo, la nepetella, la menta selvatica, la rucola selvatica. Questa è tutta una distesa dove c'è dell'erica e da quest'erica si produce un ottimo miele. Questo è il timo limone, cresce nelle zone montuose, spontaneo ne nasce tantissimo anche nella zona del Gennargentu. Con l'elicriso possiamo dare quel tocco amarognolo a un piatto come una crema di carote e zafferano. Ci possiamo aggiungere un croccante di cipolla panato con le mandorle. E appunto poi diamo questo gusto leggermente amaro che si avvicina molto anche al gusto della liquirizia con l'elicriso. Qui abbiamo in fioritura la nepetella, che in sardo viene chiamata sannevidedda. Ha un profumo molto, molto balsamico, si assomiglia vagamente al profumo di una menta selvatica. Tradizionalmente questa pianta viene utilizzata ad Ardauli per fare dei ravioli, dove si fa un ripieno di patate e poi viene inserito sannevidedda, tritata molto finemente e il pecorino. Poi fra un po' si riempie di pori selvatici, quindi puoi prendere i pori selvatici, poi ci sono i finocchietti e poi ci possono essere gli asparagi, capito? Quindi in base anche al cambio della stagione c'è il cambio del tipo di erbe che tu puoi utilizzare.